Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parliamo dei miei preferiti del mese di febbraio. Febbraio è stato un mese molto particolare perché, vabbè, avevo intenzione di parlarne nel video wrap-up che uscirà giovedì, però tanto vale parlarne adesso. È stato un mese molto particolare perché ho avuto tantissime cose da fare. Sono stata pochissimo in casa, cosa che non mi capita mai, perché comunque, sebbene io sia una persona alla quale piace molto uscire, passo molto del mio tempo in casa, a leggere, a lavorare, perché lavoro da casa, eccetera, eccetera. Invece questo mese sono stata veramente felice di essere stata con il naso costantemente fuori di casa. Sono stata tantissimo con degli amici, ho vissuto delle esperienze meravigliose e molto intense con i miei amici. E sono stata sempre in compagnia, mi sono divertita un sacco. E sono stata a vedere Beatrice Masini, non so se la conoscete, è un gigante dell'editoria per ragazze italiana, alla Genina Sto Panico e Bologna a presentare il suo nuovo libro. Ho conosciuto una di voi, ciao Sara, se stai guardando questo video. Insomma, ci sono state delle esperienze veramente, veramente belle da fare questo mese. Tutte queste esperienze sono risultate nel fatto che ho poco materiale libresco per il mio wrap-up, ma ne parleremo nel wrap-up, e devo dire che anche a livello di preferiti, diciamo, materiali, sono... Non dico che non ho robe, perché sono qui intorno a me quindi le vedo, però comunque c'è meno roba rispetto al mese scorso. Inoltre vi volevo dire, ormai è un bel po' che va avanti il martedì random, quant'è? Un mese e mezzo? Questo è il secondo video dei preferiti che faccio. Quindi mi farebbe molto piacere sapere da voi, avrei da voi un feedback sul martedì random, se vi piace vedere i preferiti, se vi è piaciuto vedere il blog, altri video, se avete richieste. Perché devo dire che qualcuno di voi già si è fatto avanti a dirmi cosa pensa dei martedì random. E alcuni di voi sono entusiasti di sentir parlare anche d'altro oltre ai libri. Perché comunque vi ricordo che, cioè, il martedì possiamo parlare di quel che vogliamo, ma il giovedì rimarrà sempre solo dedicato ai libri. Altri invece, tipo, li odiano, dicono che o sono troppo frivoli, o comunque hanno paura che il canale diventi altre cose, insomma... Per cui voglio sentire tante opinioni, perché, ok, mi diverto tantissimo a girare i martedì random, è una cosa che mi piace fare. Ma è una cosa che faccio principalmente per voi, per condividere cose con voi, quindi se a voi non piacciono, tanto vale tornare a fare i video solo il giovedì. Altra cosa, non so se la vedete alle mie spalle, ma ho ordinato la libreria. Negli ultimi video, tipo dell'ultimo mese e mezzo, due mesi, la libreria era uno sfacelo e mi faceva schifo montare i video e vederla. Per cui mi sono presa anche il mio tempo a febbraio, ci ho messo tipo 3-4 giorni per arrivare a questo setting e adesso devo dire che sono molto soddisfatta. Credo che vi farò poi un video, ve lo metto sulla pagina Facebook perché faccio giusto un overview. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Comunque, io direi di cominciare. Questo mese non ho film preferiti, ma ho ben due programmi televisivi o comunque serie televisive. La prima della quale voglio parlare è Mr. Robot, vi metterò la locandina da qualche parte intorno alla mia faccia. Mr. Robot è una serie, per ora c'è solo la prima stagione, sono 10 episodi, io ancora non l'ho finita, sono al sesto. Considerate che è una serie abbastanza impegnativa, tipo il primo episodio è di 1 ora e 20 e poi gli altri sono da 1 ora. Quindi comunque non è una cosa molto leggera. E parla di un hacker che lavora per una multinazionale, che però ovviamente passa il suo tempo libero a buttare giù le istituzioni come il luogo in cui lavora. Si unisce anche ad un gruppo di altri hacker, insomma, non vi voglio dire troppo, però più o meno la trama è questa. Lui è ovviamente un personaggio molto particolare, soffre di dipendenza dalle droghe, e ovviamente è un po' antisociale, ha difficoltà a relazionarsi con le persone della sua età. C'è tutta una serie di dinamiche molto, interessanti. Io devo dire di trovarlo molto molto bello perché lo trovo fatto bene, cioè nel senso scritto bene, montato bene visivamente, è molto bello perché è molto realistico. Anche tipo i tipi di attacchi hacker che usa, le aziende che vengono nominate nella serie, sono tutte cose che esistono veramente, quindi la vedo come una cosa molto molto vera. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio perché l'attore protagonista, non mi ricordo il nome però, è lo stesso che fa il faraone nel franchise di Una notte al museo. Quindi visto che ho ben presente quel franchise, tipo slegarlo dal suo accento pseudo francese è stato un po' difficoltoso. Però devo dire di essere rimasta molto colpita dalla sua interpretazione e anche di vedere Christian Slater che riesce, nella prima volta dopo quanti 500 miliardi di anni, ad avere un ruolo decente. Il secondo programma TV
che mi ha entusiasmata da morire. Questo mi ha entusiasmato veramente da morire a febbraio, è Masterchef Italia. Non so se sembro tipa da Masterchef, io devo dire di guardare programmi di cucina attivamente da un paio d'anni a questa parte e sono particolarmente affezionata ai Masterchef Italia, sia a quelli per adulti sia a quelli junior, perché guardandoli un po' tutti mi rendo conto che il livello di skills richieste in Masterchef Italia è assolutamente superiore rispetto a quello degli altri paesi. Cioè, ci sono cose che i bambini di Masterchef Junior Italia sanno fare che gli adulti di America, Nuova Zelanda, Australia, cioè non saprebbero dove mettere le mani. Mi piace, ecco, perché rivela molto della nostra cultura del cibo. Devo dire di essere un po' scettica prima di cominciare a vedere Masterchef questa stagione, perché c'erano già tre giudici che secondo me hanno personalità molto forti, che sono Cracco, Barbieri e Bastianich. Aggiungere anche Cannavacciuolo, che per carità io adoro, cioè non credo che ci sia qualcuno che non ama Cannavacciuolo, però la vedevo come una scelta un po' azzardata, infatti ero anche molto curiosa di vedere le puntate. Non mi fate spoiler perché ancora non l'ho finito, sono alla puntata 19, quindi vi prego, già mi spoilerò ogni volta che apro un post della pagina di Bastianich, cioè di perché li seguo, di chiunque altro, per cui vi prego, siete gentili. In ogni caso, il connubio, cioè tra questi quattro personaggi, non riesco a capire come mai funziona da Dio. Secondo me perché gli autori e i registi, non so se siano più registi, ma comunque a livello di sceneggiatura e di regia come programma funziona molto bene, perché tutti e quattro riescono ad avere più o meno un tempo uguale di screen time. E riescono a fare cose diverse, quindi non c'è mai nessuno dei personaggi, non sono personaggi, però nessuno dei giudici rimane mai veramente inutilizzato. E la cosa mi piace molto, anche perché poi emergono nelle varie loro sezioni, diciamo, le loro diverse personalità. Inoltre, sebbene mi renda conto che sicuramente Masterchef sarà un programma che avrà una certa quota pilotata, perché è impossibile che sia vero al 100% niente in televisione è vero al 100%, mi sembra che le relazioni tra loro quattro siano autentiche, nel senso siano amici, siano colleghi nella vita vera, che si rispettino. A certe volte fanno delle battute che dici, cavolo, queste qua sicuramente le fanno quando si vedono off-screen. Non so se questa cosa sia pilotata, però a me sembra molto autentica. Per dirvi che ormai siamo alla puntata 19, hanno eliminato tutti quelli che mi piacevano, quindi per me, cioè, potrebbe non vincerlo nessuno Masterchef, me lo guardo perché i giudici mi piacciono un sacco. Passiamo oltre. Per quanto riguarda accessori e simili questo mese, ho ben tre cose da mostrarvi, di cui due di Pull&Bear. La prima è questo paio di stivaletti, voglio tentare di non mostrarvi le suole lerce, ma perché veramente, cioè, sono le scarpe che ho portato di più in tutto il mese e le ho utilizzate veramente, veramente un sacco. Sono questi stivaletti qui con il cutout bassi color, che so, cammello, credo, e hanno il dettaglio, non si riesco a girarli, delle cerniere qui dietro con le nappine. Vabbè, gli stivali si riescono ad infilare anche senza aprire le cerniere, però sono molto molto carini. E io li ho comprati ai saldi, non so se li trovate ancora, perché nel Pull&Bear di Bologna i saldi non ci sono più. Però spero vivamente che, cioè, nelle vostre città questo paio ci sia ancora, si possa trovare sul sito perché sono fantastici. Io li ho pagati 14 euro. Primo, sono molto carini, nel senso che aggiungono qualcosa, anche se mi vesto in maniera molto semplice, avere boh, questo dettaglio qui della scarpa è molto carino. Però il motivo principale per il quale io mi sono innamorata alla follia è il fatto che siano le scarpe più comode che io abbia mai avuto. Cioè, non sto scherzando, escludendo le scarpe ovviamente da ginnastica, perché quelle sono proprio un capitolo a parte. Tra le scarpe, diciamo, normali, quindi tipo Oxford, ballerine, stivali, eccetera, eccetera, sono le scarpe più comode che esistano. Cioè, io con queste ci ho fatto i chilometri e stavo bene. No, non capisco come sia possibile, ci deve essere questa magia in corso in queste scarpe di Pull&Bear, anche se devo dire, con le scarpe di Pull&Bear mi sono sempre trovata bene, ne ho anche un paio da 3 anni che uso sempre in inverno ed è come nuovo. Però non è comunque comodo quanto queste. Cioè, con queste è come andare in giro con le mie Nike da ginnastica. Il livello di comodità è lo stesso. E sono contenta perché sono delle scarpe molto carine, quindi nei giorni in cui sono pigra, voglio stare comoda, ma voglio comunque sentirmi un attimino messa insieme, carina, casomai incontrassi gente che mi sta sulle palle per strada, questi fanno il caso mio, questi qui. Non li risollevo perché mi va. Continuando con gli accessori, e qui vi metterò qualche mini video da qualche parte perché nell'ultimo video dei preferiti mi è stato detto nei commenti che gli accessori non si vedevano bene, ed effettivamente è vero, scusatemi. Quindi troverò il modo, farò una foto o qualcosa del genere. L'altro accessorio di Pull&Bear del quale vi devo parlare è questo orecchino qui. Questo, magari essendo gigantesco, un po' si vede in video.
Comunque, questo orecchino di Pull&Bear che io ho preso sempre ai saldi era in un pack da 6, cioè 6 paia di orecchini. Questo qui era insieme ad uno a bottone. Che io ho pagato 2,99 euro da tipo 10 euro, cioè cose assurde, ma ovviamente 10 euro erano perché c'era sta affare qui. Io l'ho preso pensando, attirato ovviamente da questo perché era quello più particolare, pensando di usarlo tipo una volta, due in tutta la mia vita perché orecchini lunghi non li porto mai. Invece l'ho usato tantissimo e non riesco nemmeno a capire, tipo anche con la felpa, con abbigliamento sportivo, cioè non solo nelle serate, che era forse il motivo per il quale questo orecchino è stato fatto. Però devo dire di trovarmici super a mio agio e mi sembra che comunque con un accessorio che mi metto in 0,4 secondi mi cambia totalmente l'aspetto, cioè fa sembrare che io abbia messo chissà quanto impegno nel vestirmi e nell'acconciarmi, invece ci ho messo 5 secondi e l'odore per questo in più sembra una piccola scaletta e mi viene sempre da fare così con le dita. E dopo questo, se vi disiscrivete, lo capirò. Altro orecchino mono che finisce tra i preferiti del mese è questo qui, che vabbè, questo qua sicuramente c'era bisogno del cutout perché è molto molto piccolo, con la manina di Fatima. Io questo l'ho messo un sacco, ma proprio un sacco, cioè ce l'avevo tutti i giorni, ce l'avevo anche in un video. Nel video su possibile? Su come risparmiare sui libri, quando avevo la felpa dinosauro avevo questo ad un orecchio e all'altro avevo forse una perla o qualcosa del genere, comunque l'orecchino che metto all'altro orecchio lo intercambio sempre. Il mese scorso vi avevo mostrato una combo labbra di matita più gloss che secondo me era la combo labbra nude perfetta in assoluto. Non che mi stia ricredendo, però ho ricominciato ad usare un rossetto che in realtà è il mio rossetto preferito. Avevo messo un po' da parte perché mi ero resa conto che utilizzavo solo quello e dovevo, cioè, volevo utilizzarne anche altri. E adesso che l'ho ripreso in mano e ho ricominciato ad usarlo, mi rendo conto che no, per me è lui, il nude perfetto, perfetto, perfetto. Sto parlando del rossetto di Essence, di questi qui della linea Long Lasting, con la confezione dello stesso colore del rossetto, nella colorazione 05 Cool Nude. Questo qui è un rossetto da 2,89 euro. Donne, donne che volete truccarvi senza spendere niente, donne alle quali non importa del make-up, però si devono truccare lo stesso, uscite e comprate questo rossetto. Ve lo swatcho. Così per farvi capire il colore, però ce l'avevo in qualche video, è questo colore qui. Ed è troppo bello. E cioè, va bene in qualunque situazione, proprio qualunque. Da fare la spesa alla serata di gala, con qualunque trucco occhi, se lo fate pesante, se lo fate leggero. È molto elegante, cioè è veramente elegante sulle labbra perché è abbastanza freddo. Quindi dà quella nota un po' sciccosa e non sembra assolutamente che stiate indossando un rossetto della Essence. In più, dura. Come faccio a far durare un rossetto da 3 euro quanto un rossetto da 20? Lo applico, lo lascio stare 30 secondi, tolgo tutto l'eccesso di colore con un fazzoletto, tipo me lo metto in mezzo alle labbra e tampono un po', riapplico e rifaccio questa stessa operazione 3-4 volte, dopodiché faccio un ultimo strato e lo lascio lucido. In questo modo io posso mangiare anche la peperonata di Aldo Giovanni e Giacomo e mi rimane dov'è. Quindi se comunque volete spendere poco, però volete un rossetto che vi duri, ci sono metodi per far durare a lungo anche rossetti molto molto poco costosi. E cioè sono innamorata. Questo qui ve lo dovevo mettere perché pretendo che ogni singola ragazza lo faccia la terra se lo compri. Considerate che io l'ho usato tantissimo perché sono già arrivata al simbolino della Essence. Ho altri 3 o 4 rossetti Essence e con nessuno è successa questa cosa. Ed è un colore meraviglioso che va bene in estate, va bene in inverno, sta bene a tutte. Prendetelo, per favore. Andando avanti con i beveraggi, ho ben due cose tipo tazza, modo per bere da farvi vedere. E la prima è il mio ricordo di San Valentino ed è una tazza di Star Wars. Io adoro San Valentino, ve l'avevo scritto anche in pagina. So che è una festa molto commerciale, eccetera, eccetera, però mi piace. Cioè, la festeggiavo sia quando non ero fidanzata, perché festeggiavo con le amiche, ci facevamo un pensiero, passavamo la giornata insieme, perché comunque anche l'amicizia, la famiglia è una forma d'amore. E lo amo adesso che sono fidanzata e il mio ragazzo è costretto a festeggiarlo. E lui per l'anniversario mi era voluto, tra le altre cose, regalare questa tazza di Star Wars di Han Solo e Leia, che per me sono la coppia cinematografica per eccellenza. E da una parte c'è lei che dice I love you e dall'altra lui che risponde I know. E ricordo quando io ero molto piccola, avrò avuto 12-13 anni, che vidi per la prima volta il film, ce l'avevo in videocassetta e mi innamorai perdutamente di Han Solo in quella scena. Cioè, per me era una scena d'amore
Bellissima, stupenda. Quindi averla adesso in sotto forma di tazza, perché io l'ho usata un sacco comunque questo mese, è anche il motivo per il quale si trovano i preferiti. Ma me la rigiro sempre, sia il ricordo di San Valentino, quindi di un bel momento, sia il ricordo di una cosa che mi piace tanto di Star Wars, sia il ricordo di una scena d'amore che per me vale molto, perché sai, quando sei piccolo cominci a conoscere l'amore anche attraverso i film, anche attraverso le scene, su di me i film hanno sempre avuto un fortissimo impatto. Quindi per me questa tazza sa d'amore in tutti i modi. Questa qui la trovate da Feltrinelli. Quando è uscito Il risveglio della forza, Feltrinelli, almeno a Bologna, penso più o meno in tutte le città, ha messo un piccolo stand Star Wars con tutti i gadget. Io ho preso anche delle penne. E adesso ce li hanno al 50% di sconto. Infatti questa tazza invece di costare 13 euro è costata 6,50. Cioè, lo so perché eravamo da Feltrinelli insieme quel giorno, io l'ho vista e lui me l'ha comprata, quindi il prezzo lo conosco. Però credo che più o meno sia una tazza che trovate ovunque, trovate gadget di Star Wars. Ed è veramente bellissima. Non credo tanto, cioè, per comprarsela per se stessi, io me la farei regalare. Però, cioè, da regalare a qualcuno al quale si vuole bene, che si ama, con il quale si ha una relazione particolare, la trovo bellissima. Altro modo per abbeverarsi del quale vi devo parlare assolutamente questo mese è la mia borraccia di H&M. Sempre a tema cuori, amore, febbraio proprio. Yeah! È stato, non so come spiegarlo, è stato pregno d'amore, diciamo. Questa qui ve l'ho mostrata anche sulla pagina. Ed è, sì, la mia borraccia, cioè una borraccia, non è che posso farvi costruirvi discorsi super iper mega filosofici attorno a una borraccia. E qui perché ne avevo bisogno, ne avevo una da 5 anni che ormai era da buttare, quindi ne ho comprata una e ho trovato questa che costava poco perché l'ho pagata 5 euro e in centro a Bologna non trovavo altri negozi dove trovarle così a poco, quindi mi sono data una regolata, poi mi piaceva un sacco perché c'erano tutti i cuoricini, a me i cuoricini piacciono. Ne devo dire che l'ho usata tantissimo perché io me la porto a scuola e in palestra, la uso anche in casa quando sono pigra e voglio una cosa che mi tenga dentro un sacco di acqua. E anche tipo, se sto via tutto il giorno me la metto con un po' d'acqua nello zaino. E sono rimasta sconvolta del fatto che uno sia Made in Italy, perché mi sono andata a leggere qua sotto e dice Made in Italy, ed è una cosa di H&M. Due, il fatto che tipo si pulisca molto bene, oddio, quella vedete è un po' sporca perché ci ho bevuto stamattina e l'ho finita stamattina. Tre, il fatto che la chiusura, a parte che sia così ed è molto comoda, regge benissimo, nel senso che cioè, questa borraccia è finita nel mio zaino a testa in giù, è finita per terra. E cioè, io le sono cose che maltratto, queste cose qui. E devo dire che sta reggendo da Dio. E ce l'ho da metà gennaio, più o meno, ce l'ho da più di un mese. E sono veramente colpita, cioè, dalla qualità del prodotto. Per questo io volevo dire, se avete bisogno di una borraccia, forse H&M potrebbe essere la cosa che fa per voi. Siamo quasi addirittura d'arrivo, adesso vi voglio parlare di due cose per la casa che ho da prima di febbraio, però secondo me ho cominciato ad apprezzarle particolarmente in questo mese. E sto parlando dei miei vasi dinosauro pieni di cactus. Allora, prima di tutto io adoro i cactus, aspettate, tento di reggerli, ecco, tutti e due insieme. Prima, io adoro i cactus, sono le uniche piante che tengo in casa perché sono le uniche piante che riesco a tenere in vita e mi dispiace un sacco quando mi muore una pianta. E poi, boh, cioè proprio esteticamente mi piacciono un sacco. Altra cosa, io amo alla follia i dinosauri. Quindi, quando Tiger ha fatto uscire questi vasi dinosauro, aveva solo il Diplodoco e il Triceratopo e c'erano, cioè ci sono ancora, li trovavo ancora nei negozi Tiger, nei colori bianco, verde, che io c'era anche neri, solo neri non mi piacevano granché perché mi sapevano poco di dinosauroso, quindi ho preferito prendere questi. Insomma, quando li ho presi ho saputo immediatamente che ci avrei dovuto mettere dentro due cactus. Questi qui sono di Ikea, questo qui è il mio preferito, devo dire, il triceratopo è quello che mi sembra venuto meglio anche quando li ho travasati, eccetera, mentre il Diplodoco ci ho messo questo cactusino che dove, cioè Ikea lo vende come un cactus, anche se ovviamente non ha spine né niente, ed è a forma di cuore, cosa che mi piace un sacco. Comunque, io trovo che facciano un sacco arredamento, cioè comunque chi viene a casa li nota e di solito fa i complimenti anche perché sono, cioè, son proprio belli da vedere. Mi sembrano anche un pezzo che comunque esprime il mio amore per due cose importanti, ovvero i cactus e i dinosauri. Poi, boh, cioè, sono particolari, danno anche un po' di personalità alla stanza e mi sembrano qualcosa che mi potrà durare degli anni, perché anche un domani in cui dico cavolo, non voglio più dei vasi a forma di dinosauro in casa mia, magari avrò dei figli e tipo li metterò in camera loro perché di solito ai bambini i dinosauri piacciono, specie se tu gli fai vedere Jurassic Park. In ogni caso, se
Se trovate ancora questi vasi da Tiger e volete creare una composizione del genere, io ve la consiglio. I vasi costavano 5 euro l'uno, che devo dire non mi sembra affatto male, anche perché qualitativamente mi sembrano buoni. Credo che resisteranno un bel po'. Le piante sono di tre, costavano relativamente poco, credo di averle pagate 3,99 euro l'una, più o meno. E quella forma di cuore aveva anche già il suo vaso, quindi comunque mi ritrovo anche con un vaso in più per il futuro se mi serve, e sono bellissimi. Ultimo preferito del mese è un preferito musicale che ho riflettuto molto a lungo se metterlo in questo video o no, perché non, cioè, credo che abbasserà molto la stima che voi avete di me. No, comunque, questo mese ho ascoltato moltissimo When We Were Young di Adele, che è l'ultimo singolo che è uscito, però non è. Mi vergogno da morire. Allora, io ascolto rap. Lo ascolto abbastanza spesso, però non lo ritengo il mio genere preferito. Ma questo mese non ho potuto fare a meno di ascoltare Kepler di Mad Men e Jimmy Tights. È rap per ragazzini, è rap molto per ragazzini. Kepler non è un album che mi è nuovo perché lo conoscevo già molto bene, ma non so perché questo mese mi è saltato, ma l'ho ascoltato tipo tutti i giorni. Cioè, conosco tutte le canzoni di Kepler a memoria. La mia preferita è The Proof 2, che credo sia proprio in generale la mia canzone rap preferita al momento, e ha superato le due metà di Caos. Non lo so, cioè fate finta che questa parte magari non esista. Non tanto perché il rap sia un genere che non merita, perché appunto io lo ascolto e mi piace molto, ma perché Mad Men e Jimmy Tights non sono molto per gente della mia età, per gente come me, non saprei nemmeno come definirla questa cosa. Non so nemmeno se sia giusto vergognarmi di amare Mad Men e Jimmy Tights, ma Kepler mi piace un sacco come album. Ve lo linko magari nell'info box, vi linko Spotify, così ve lo ascoltate, non lo so. Così mi potrete insultare meglio sapendo quello che mi piace. Però dai, inserisco anche When We Were Young di Adele perché comunque anche quella era una canzone bellissima. Ma ho ascoltato molto di più Kepler e soprattutto Eterproof 2. Lettori, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti magari qual è stata la cosa che vi ha nominato che vi è piaciuta di più, che vi interessa di più, che avete anche voi o che comprerete anche voi. Spero che sia il rossetto e anche nel caso degli uomini spero che sia il rossetto. Fatemi magari anche sapere nei commenti quali sono stati i vostri preferiti del mese, se avete qualcosa da consigliarmi in generale che esuli dai libri o anche musica, serie TV, film, roba da comprare, come sapete io ci sono sempre per questo genere di cose. Io in generale vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.